Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su AirTX, un gioco chiaramente ispirato alla SpaceX di Elon Musk, ma ovviamente il gioco si ispira ad essere un simulatore di compagnia spaziale, ispirato appunto a SpaceX. Il gioco è in early access, non ha ancora tantissime funzioni, ma promette bene, promette più di altri giochi che vi avevo portato tempo fa e che pretendono magari di ispirarsi o superare giochi come Kerbal Space Program. Questo invece tenta di fare tutt'altro e tra l'altro c'è un gioco molto simile che è uscito e che ho portato in quei video in cui si scoprivano i nuovi giochi in uscita. Non mi è piaciuto più di tanto, mi ha ispirato di più questo. Ora lo andiamo a giocare, vediamo questa partita che io avevo iniziato, ma in realtà vorrei ricominciare perché vedete che qua c'è il mondo dove io ho costruito le mie industrie, ma al momento diciamo che sarebbe il caso di ricominciare la partita nuovamente da capo per potervi far vedere tutto quello che funziona. Si può fare in due modalità, non c'è il tutorial in realtà c'è, ma ve lo farò vedere. Si può giocare in sandbox dove tutto è sbloccato o il classico, il SEO Name, lo chiamiamo Indie. X, no, Indie 2, no, Indie Game, Indie Gam, ed è la Indie X. E nella nostra immagine mi vedo un po', questo è Elon, direi che potrei fare questo. No, facciamo questo, dai, che siamo un po' più particolari. Hey, Hilo, oh, no, Indie Game, ok. Grandi compagnie, il monopolio del viaggio nello spazio, insomma, e qua abbiamo questo modello. Io adesso metto le mani avanti e vi dico: non vi sto spiegando come si gioca, ma ve lo faccio vedere un pochino. Tutto qui. Vedete, il tempo passa ed è diviso in Q1, Q2, Q3, Q4 dei vari anni. Si parte dal 2002, abbiamo tutto il mondo con diverse postazioni. C'è Cape Canaveral, credo si chiami così. La partenza da qui, la partenza da sud del mondo, più o meno questa zona qui. Ci sono varie zone di lancio. Quello che dovremmo fare è, al momento mi pare che la patch massima, cioè l'esperienza massima, sia quella di accettare dei contratti per rifornire la ISS, la stazione spaziale. Ora abbiamo la possibilità di sbloccare, abbiamo dei punti sufficienti per sbloccare diverse parti della missile base, perché il missile si divide tra piccolo, medio, grande, insomma, ce ne sono diversi. Infatti, qua vabbè, ci sono i contratti che ci danno, ma al momento non è ancora il momento di farli. Qua vedete i veicoli in cui possiamo andare a progettare un nuovo razzo, lo chiamiamo l'Indy Pioneer. L'Indy Pioneer sarà il primo lancio in cui possiamo andare a montare queste cose base che abbiamo fatto, quindi la cupola iniziale, il serbatoio di carburante, il computer e l'engine, quindi il motore. Possiamo fare tre tipi di missili in realtà: il razzo, la capsula, quindi una cosa un po' più grossa, e lo spaceship, quindi è proprio la cosa ispirata a SpaceX. Vabbè, qua creiamo il progetto, ci costa 3 milioni di dollari, vedete che qua abbiamo la possibilità di andare a costruirlo e qua avviamo, ma al momento non abbiamo la possibilità di farlo perché ci mancano le industrie. Dobbiamo fare due fabbriche, un laboratorio e un ufficio. E noi siamo, vabbè, rifaccio quello che ho fatto anche nell'altra partita, quindi vado qui in Italia e vado, fatto un po' così le Alpi, però insomma, qua si va, non qui, scusate, qui, la compagnia, questo, Build Mode, e si costruiscono due factory. Le factory le facciamo magari sopra, tipo in Austria, una e due, poi piazziamo un ufficio a Milano, in Gran Milano, non riusciamo, mettiamo in centro Italia, e il laboratorio lo piazziamo al sud Italia, così facciamo contenti tutti, insomma. E qua abbiamo un hangar che io mi sento di costruire, però lo costruiamo qua, zona Olanda, no, Francia direi. Ok, Olanda è di qua. Allora, abbiamo fatto questo, quindi abbiamo tutto quello che ci serve. Ora si va nei razzi, nella zona qui, veicoli. E iniziamo la costruzione del nostro primo razzo. Quindi in questo caso vediamo che
iniziamo a costruirlo, sbloccando il tempo ovviamente, vedete che le fabbriche iniziano a produrre i pezzi per poter montare e assemblare il razzo. Non abbiamo al momento delle missioni, le avremo dopo. Abbiamo il progresso della compagnia, quindi appunto possiamo andare a potenziare, spendendo i punti, questi qui, gli skill points. Possiamo andare a spendere tot punti per 15 in questo caso per upgradare l'affidabilità delle varie componenti. Poi andando avanti con queste sottomissioncine possiamo salire di livello, quindi andare a sbloccare cose molto più avanzate, cioè razzi più grandi. La cosa divertente è che i razzi si lanciano tranquillamente. Nel momento in cui iniziate a non farli, cioè a lanciarli non legati più magari a queste missioni di tutorial, falliscono. Una volta addirittura c'era la motivazione è stata perché un tecnico ha dimenticato un trapano in mezzo alla rampa e boom, è esploso tutto. Vabbè, sono razzi, comunque ricordiamo, senza nessuno a bordo. Allora, in questo caso muoviamo all'hangar il razzo e siamo pronti per lanciarlo. Quindi andiamo qui, vedete che qua abbiamo il razzo nei veicoli, lo vediamo e lo lanciamo. Lo possiamo lanciare dall'Atlantic Spaceport. Quindi, che non è Cape Canaveral che vi ho detto prima perché era dall'altra parte. La minchiata l'ho detta anche stavolta, ma va bene. Allora, partiamo anche dal Pacific, possiamo partire, vabbè, no, non è quello perché si chiama proprio così, vabbè, facciamo partire dall'Atlantico, dai. Ah, c'è anche il privato che parte a sud del mondo, no, partiamo dall'Atlantic. Possiamo scegliere due tipi di missione, in questo caso l'Orbital Potato o il Concrete, che in pratica va a riempire totalmente, cioè diciamo è un lancio così, per verificare. Lo facciamo, vedete che intanto il razzo viene caricato nella rampa, credo dovrebbe già essere pronto. Iniziamo il lancio. Scusate, ma l'ha lanciato da là sopra, ok, è esploso. Ok, ah, si è surriscaldata la batteria, risultato boom. E il nostro team sta investigando. No, pensavo sarebbe partito da qua sotto, scusatemi. Allora, no, ok, allora ho detto una minchiata io. Vabbè, adesso poi vediamo. Tanto la missione è stata completata, quindi ora abbiamo raggiunto il livello 2. In questo caso dobbiamo lanciare 5 razzi e accaparrarci un contratto. Quindi contratti ce ne sono diversi. Qua ci dice che non abbiamo la capacità di costruire un razzo. Possiamo fare questa Suborbital Company che ci chiede di lanciare un razzo piccolo disponibile nel 2003. Quindi noi iniziamo e gli facciamo un'offerta. Cioè gli chiediamo un tot, gli chiediamo magari 5 milioni, così abbiamo un profitto di quasi 900 mila dollari. Mandiamo la nostra offerta. Intanto facciamo un'altra cosa molto saggia, cioè andiamo a produrre due razzi. Ne produciamo due, così ne abbiamo due in hangar e almeno iniziamo diciamo, renderli pronti dove lanciarne 5 in realtà per completare questa fase di gioco. Quindi è figo perché questo gioco se lo porteranno avanti, se arriverà magari anche all'esplorazione lunare, non lo so. Se qualcuno di voi ne sa di più, qua è la ISS che passa. È bello perché potremmo poi andare anche a costruire cose molto elaborate, mandare missioni, ma non le controlliamo noi direttamente. Quindi dobbiamo proprio costruire prodotti di qualità, lanciarli e poi tutto in base a loro, quindi è proprio un gestionale che non fa, diciamo, della grafica il suo punto forte, come invece ho visto in altri giochi, un altro gioco di simulazione di, diciamo, azienda spaziale, che però non mi è piaciuto più di tanto, non ve l'ho più portato perché non mi è piaciuto, ho visto che anche non sono l'unico che, diciamo, non lo ha apprezzato. Qua si può accelerare il tempo, in questo caso stiamo accelerando i tempi, poi ricordiamo nel 2003 avremo modo di lanciare quella missione. Tanto io adesso annullo, mando il tempo lento. Vediamo intanto la situazione del contratto. Ok, questi ci pagheranno disponibile il lancio di questo satellite nel 5 milioni e in caso di fallimento 3 milioni e 7.
Va bene, intanto questa missione andrà nel 2003, quindi al momento siamo al Q4 del 2002, stiamo finendo di produrre il nostro secondo razzo, quindi direi che un razzo lo possiamo lanciare. Vediamo. Veicoli. Ah no, stanno costruendo ancora tutto. Move to Hangar, ok, adesso l'abbiamo, vedete. Reliability, che non so che cosa sia, ma forse l'affidabilità, vabbè. Lo lanciamo, facciamo una patata orbitale. Lo lanciamo dal Pacific, l'Atlantic, dai, launch. Quindi in questo caso vedete che adesso il razzo verrà montato, infatti è stato edificato, è stato alzato in piedi e via. Non so cosa sia lo static fire, comunque vediamo il lancio, vediamo come va. Diciamo che sta andando al momento tutto bene fin quando non inizia a... Missing text. Ok, questa è una zona che manca ancora. Ok, è stato unexpected. Niente, la cosa che ho trovato un po' frustrante, forse, è quella che non so il motivo per cui scoppino questi razzi, cioè non posso fare granché. Però vedete, intanto qua c'è un'azienda della Suborbital che sta lanciando della roba molto più elaborata delle mie, però vabbè. Arriveremo a fare anche gli esperimenti con l'atterraggio in verticale. Allora, a breve adesso io inizio a produrre un altro razzo ancora, tanto soldi... 6 milioni abbiamo, quindi non ne abbiamo tantissimi, però io un altro razzo lo produrrei perché si sa mai. Intanto acceleriamo il tempo così arriviamo nel 2003. Che poi in quadrimestre ce ne sono 3 di quadrimestri, non so perché fa Q1, Q2, Q3, ma sarà Q1 inteso trimestre a sto punto. Allora, new payloads. Ok, abbiamo un nuovo carico, dobbiamo lanciare quella missione lì, in pratica, credo, sì. Abbiamo anche quest'altra che possiamo andare ad accettare. Vedete con quello che offrono, che chiedono le altre aziende, io mi propongo. Intanto andiamo a lanciare la missione. Poi non so se cambi il fatto di partire magari di giorno o di notte in una fase dell'anno piuttosto che un'altra, non lo so. Comunque, io adesso prendo il mio razzo che abbiamo costruito. Ah, intanto l'altro lo muoviamo nell'hangar. Prendiamo questo, lo lanciamo e prendiamo l'Est Cube. Questo satellite lo facciamo partire dal Pacific, che è di là. Ok, dovrebbe montarlo adesso. Dovrebbe essere questo, credo. Boh, non so. Comunque, vabbè, iniziamo, proviamo la missione, speriamo bene. 3, 2, 1. Launch, liftoff. Ok, il rumore e il suono del razzo in partenza è molto bello. Ok, dai. Sì, ce l'abbiamo fatta. Primo lancio con successo. Vedete che poi fa vedere. Andate a vedere, cliccate qui per vedere il distaccamento del. Però ce l'abbiamo fatta, dai. Abbiamo preso anche un botto di milioni, adesso ce ne sono andati. Sarà la missione, insomma, con 43 milioni abbiamo, quindi insomma ce l'abbiamo fatta. Vediamo le altre intanto. Questa. Launch. Non possiamo. Voglio. Ma non me la fai lanciare? Indie Pioneer. Pacific. Ok, la lanciamo. Abbiamo fatto anche un'altra missione adesso e possiamo lanciarla direttamente, ma io direi che. Fortunati siamo stati una volta, due la vedo molto dura. Comunque, vabbè. 3, 2, 1, partenza via. Ah, il razzo non supporta la telemetria, figo. A partire da qui, scusate. Non supporta la telemetria, non abbiamo ancora un gran computer, vediamo. Ah, ce l'abbiamo fatta anche stavolta, distaccato correttamente e poi riprecipitato nell'oceano, credo. Niente, ok, perfetto. Perfetto, abbiamo ottenuto un profitto di 1.300.000, molto bene, ottima esperienza. Tra l'altro adesso per poter andare avanti dobbiamo fare altri due lanci. Abbiamo fatto due contratti invece che uno solo come richiesto, ma dobbiamo lanciare altri due razzi. Quindi io adesso vado nei veicoli, veicoli, progetto altri due missilozzi. Così acceleriamo il tempo e mandiamo avanti. Vi ripeto, è un gioco in early access, dovremmo essere intorno ai 20 euro, se non ricordo male. Non è male, perché se siete appassionati come me di spazio, il gioco vi piacerà di sicuro. Però è in early access, quindi al momento magari contatti, cioè, contenuti non ce ne sono tanti. Vediamo, insomma.
Sarà da vedere anche fino a che punto si può andare. Ho visto un razzo che esplodeva di qualcun altro. Allora, Indie Pioneer, prendiamo questo, lo lanciamo. Ah, si possono lanciare con più satelliti, più missioni. Allora, lanciamo questo, lo lanciamo con un satellite dall'Atlantic. Questo invece lo lanciamo un altro satellite da un private spaceport. Abbiamo due razzi in partenza, iniziamo a far partire il razzo privato, che è quello sotto, che non mi ricordo da dove parta, dovrebbe essere a sud qui. Mannaggia, dov'è che è? Mannaggia, non mi ricordo da dove parte, però non sento esplosioni, quindi... Ah, da qua, ok. Ok, è andato. Ma dov'è che era? Ah, ok, no, non lo trovavo, scusatemi. Partiva da qua al nord Europa. Non... Nord Europa o Russia, vabbè. Perché l'altro lato me lo faccio partire da sud. Ok, facciamo partire anche l'altro, così dovremmo completare il quinto razzo. Si parte da qua, dal Pacific. Ok, siamo livellati, infatti, adesso andremo a vedere. Niente, ce l'abbiamo fatta anche stavolta, anche con quest'altro, credo. Sì, me lo sono perso comunque. Vabbè, niente, ce l'abbiamo fatta, perfetto. Ora abbiamo il livello 2 che non ho ben capito cos'era perché è una via di mezzo. Hurry up e... Ah, devo completarlo ora. Vabbè, è perché ho un contratto, cosa che scade? Launch now, eh sì, lancia, ma non ho il razzo, mannaggia. Niente, scusate, adesso prima di farvi vedere il terzo, produco un razzo velocemente. Poi andremo a fare un altro progetto. Allora, veicolo, build, ok, in fretta e furia, che poi lanciamo quello che manca. Intanto vi faccio vedere, mando avanti. Abbiamo il livello 3 dove possiamo andare a sbloccarlo. Vedete, sblocchiamo a un costo abbastanza esiguo tutte le parti avanzate. Possiamo fare un massimo di 4 fabbriche, 2 uffici e 2 lanci allo stesso tempo. L'avevamo fatto anche prima, ma forse, boh, il gioco si autosalva, quindi. Ok, e in pratica adesso possiamo andare a costruire un progetto nuovo dove andiamo a selezionare tutte, tranne il computer, che resta un computer semplice di livello 2. Ma forse ho anche la possibilità di andare, prima di fare questo, a ricercare il computer di fascia più avanzata. Simple computer, sì, che è qua. Simple computer, lo ricerco e mi dà qualcosina in più. Bene, ora andiamo a creare un nuovo progetto. Tutto medio, il computer che è meglio e lo chiamiamo Indie M. Perfetto, e questo lo mettiamo subito magari in produzione. Indie M, sì, produciamo un Indie M. Così che abbiamo due cose. Allora, questo è pronto, quindi andiamo nei contratti, prendiamo questo e lo lanciamo ora. Dal Pacific. Perfetto, siamo pronti. Siamo pronti. Dov'è l'America? Qua è l'Italia. Andiamo. Abbiamo fatto un giro assurdo. Ok, qua siamo pronti. Lo lanciamo mentre intanto stiamo producendo l'altro. Eccolo lì che parte. Speriamo di farcela perché questa è una missione pagata. Cliccando qua, poi compare questo. È un gioco che ha spesso delle icone di aiuto che riportano comunque su un canale YouTube degli sviluppatori che fanno vedere i vari video di come si gioca. Ok, abbiamo fatto un profitto. No, stiamo andando anche discretamente bene perché abbiamo guadagnato parecchio, per quanto io la maggior parte delle cose che faccio non sappia che cosa sto facendo. Comunque dovremmo aver fatto il missile medio. A questo punto abbiamo fatto il missile medio e lo mandiamo all'hangar. Ora, hangar che è qua in centro Italia. No, hangar che è nel nord Europa, centro Italia o gli uffici. Milano in realtà, credo.
Allora, al momento i contratti sono questi, ma quello che ci dice adesso la missione per poter arrivare a livello 4 è di sbloccare tutti i moduli, fatto 2 payload alla volta, un Meo Rocket che lo facciamo adesso e prendere 3 contratti, quindi i contratti non li possiamo ancora prendere, però si potrebbe provare a lanciare 2 razzi. Ora, veicoli, vado su questo, veicoli, nuovo veicolo. Voglio fare, non voglio fare quello, voglio fare l'Indy Pioneer, sì. Quindi lo costruiamo e ne lanciamo 2 insieme. Quindi abbiamo 2 razzi pronti e completiamo quella missione lì. Ora, fatto questo, vediamo anche se ci sono missioni. Ok, missioni ce ne sono. Ora stoppiamo. Abbiamo costruito, lo mettiamo nell'hangar. Allora, suborbital. Beh, io mando l'offerta, lo faccio velocemente, senza, anche perché ci sono missioni che vanno anche nel 2006, quindi qua siamo nel 2004, seconda metà del 2004, quindi ok, qua abbiamo, vedete, gli impiegati, ma non mi pare che sia una cosa proprio molto, diciamo, approfondita questa di avere queste persone da decidere il numero di impiegati. Si influenza il costo, però in realtà non credo cambia ancora molto. Ora abbiamo 2 razzi, giusto? Abbiamo l'Indy Launch Concrete da Cape Canaveral, ok? E poi l'Indy Pioneer Launch dal Pacific Spaceport. Concrete Pacific Spaceport. Perfetto, abbiamo 2 lanci insieme. Vediamo se ce l'ho da buono. Avere 2 lanci contemporaneamente, che Cape Canaveral è qua, infatti avevo detto giusto prima, allora. E l'altro è di là. Ok, vedete, i 2 razzi sono lì. Lunch, lunch, vediamo se ce lo accetta. Sì, stanno partendo, vanno al momento bene tutti e due. Uno è esploso. Rocket not found. E l'altro invece è andato bene. Abbiamo perso 3 milioni e 6, però. Voglio vedere adesso se ce l'ha completato. Sì, 2 payloads at once. No, non ce l'ha preso. 2 payloads? No, credo sia inteso come un'altra cosa. Come il razzo caricato con 2 cose diverse, credo di aver capito. Quindi vabbè, noi produciamo un Indy M, produciamo un Indy Pioneer. È un po' macchinosa come cosa qua nel creare i razzi. Comunque potremmo costruire altre industrie per poter costruirli contemporaneamente, però al momento temporeggiamo e proviamo a fare un lancio con 2 delle cose che abbiamo, diciamo, portato per abbiamo accettato di portare nello spazio per e nell'atmosfera, insomma, nei voli suborbitali per contratto. Allora, vediamo se riusciamo a farlo con l'Indy, anche se in realtà l'Indy Pioneer sembrerebbe più affidabile, ha un 25% di fallimenti contro un 50% dell'altro, diciamo che nessuna delle due percentuali sono estremamente affidabili. Comunque, vediamo, vedete che possiamo portare, no? Un payload, no? Me lo fa, se intende quello. Ah, select landing zone, select launch pad, ok, no, perché poi possiamo andare a spendere una barca di soldi per costruire un nostro diciamo pad di partenza. Allora, launch, e io credo che qua, infatti, portiamo 2 payload insieme e partiamo da Cape Canaveral. Questa sarà una missione veramente tosta perché partiremo. Abbiamo sbloccato livello 4. Quindi adesso andiamo a dare un'occhiata anche a quello, che sembra diventare tutto molto interessante. Tentiamo quest'ultimo lancio con il doppio payload, quindi il doppio satellite. Speriamo bene. E attenzione, è partito, è partito! Partito 2 km, 5, 10 di altitudine, si appresta ad effettuare l'orbita. E attenzione, è andato tutto correttamente, vedete il distacco, l'apertura del modulo e
il ritorno. Perfetto, grandi ragazzi, 5 milioni di guadagno. Ora andiamo, prima di lasciarci, andiamo a vedere in che cosa consiste il livello 4. Allora, il livello 4 per il passaggio a livello 5 ci chiede di sbloccare tutti i moduli, sono 6. Costruire 4 fattorie, ne abbiamo 2. Prendere 3 contratti, cosa che ci riesce abbastanza bene. Lanciare 5 razzi MEO, quindi modelli medi, quelli che stiamo già usando adesso, 5, e costruire 2 laboratori. Al che abbiamo dei sensori che sono veramente una figata adesso perché abbiamo il sensore dell'altitudine che sblocchiamo, il vehicle connector per connettere capsule e razzi, 4 motori avanzati e una piccola batteria e un GPS. Abbiamo sbloccato tutto, credo manchi ancora solo l'avanzato, il computer avanzato, al che potremmo progettare l'Indie Brain col cervello un po' più avanzato, insomma. Allora, questo è un vehicle connector, non è supportata perché abbiamo bisogno della batteria GPS. Quindi, allora, a questo punto io prendo questo, il tank medio, il computer semplice, no, il 4 motori. Vediamo cosa cambia. Ah, vedete, sotto qua cambia 4 motori. Mettiamo la batteria, mettiamo il GPS, il sensore d'altitudine, questo me lo accetta. Capsule non sopporta, intanto qua esplode qualcuno. 4 o 9 engine, ok, niente. Ah, ok, qua non abbiamo ancora nulla. Qua vedete abbiamo il razzo, ma capsule non le abbiamo ancora supportate, quindi al momento possiamo fare solo questo. Quindi io metterei questo medio. Il coso qui più la batteria e i due cosi qua. Direi che il razzo sembrerebbe essere abbastanza stabile. Quindi nuovo veicolo, produciamo l'Indie Brain che magari riuscirà a fare qualcosa di positivo nella sua vita. Intanto qua sto mandando avanti il tempo veloce, ma stanno esplodendo sempre più razzi. Intanto vedo se posso accettare qualche altro. No, ho già dei contatti attivi, quindi dobbiamo finire di produrre tutto. Perfetto, metto in pausa, riduco il tempo. Ok, e proviamo adesso a far partire sto maledetto razzo. Launch, Lindy Brain, 4 su 4, quindi carichiamo già questo. Uno solo possiamo caricarne, e niente, facciamo il Nepal 99. Da Cape Canaveral, il razzo più ambizioso della nostra storia sta per essere lanciato. Lancio. Engage. Attivare. Vediamo cosa succede. No buono. È uscito il fuel dal tank, dal serbatoio, ha preso fuoco, una roba del genere. Fallimento, abbiamo perso 10 milioni, infatti 9 milioni qualcosa, infatti ne avevamo 50, ne abbiamo 41. Poi possiamo andare qua e vedere tutte le notizie, quindi insomma di cose ce ne sono. Infatti l'altra volta c'è un articolo di investigazione sull'agenzia spaziale di Indy perché aveva fatto esplodere il razzo, insomma. Il gioco EarthX è questo. Fatemi sapere che cosa ne pensate, lasciatemi un commento qua sotto come al solito e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!